Assessore Borzonello, il giorno dopo inizia con la manifestazione fuori dalla fabbrica, l'Electrolux ha fatto la sua controproposta, non basta il taglio degli stipendi proposto dall'Unione Industriali, c'è bisogno d'altro. La Regione che cosa può fare di suo? Guardi, mi fa proprio piacere che lei usi questa frase, l'azienda ha fatto la sua controproposta, il tema è tutto lì, l'azienda non ha fatto controproposte perché l'azienda non ha chiesto, dice semplicemente siano le istituzioni sia il governo ad abbassare costo del lavoro, costo dell'energia e quant'altro, e non è che l'azienda si ponga in un tavolo quindi bidirezionale in cui ci si siede e si vede il piano industriale e in base al piano industriale si cercano strade assieme, è questo che per me è inaccettabile. Io non sono abituato a pensare che solo le istituzioni debbano in qualche modo dare delle risposte senza neanche sapere qual è il limite che l'azienda mette, perché allora l'azienda dice cosa mette il governo, cosa mettono le regioni, cosa mettono le istituzioni, bene, e quando noi mettiamo qualcosa dopo cosa fa? Abbassa ancora l'asticella o l'alza ancora? Io spero che nei prossimi giorni il presidente Letta prenda in mano la trattativa e in qualche modo riesca a far sedere tutti, perché per quanto riguarda la Regione, ad esempio, noi venerdì scorso abbiamo già presentato un nostro piano di intervento importante con soldi veri messi lì, e quindi io penso che sia arrivato realmente il momento anche di alzare la voce, di uscire da alcuni così commenti paludati in cui tutto va bene, stiamo attenti a non offendere uno, a non offendere l'altro, beh, insomma basta, troviamo una soluzione per questa fabbrica, per queste fabbriche, perché diversamente questo territorio ne esce realmente massacrato. Grazie.